Eccoci, buongiorno a tutti. Sto facendo un allenamento sul trail del San Vicino. Ci troviamo ovviamente nella valle del San Vicino, qualche parte così, no? Siamo partiti dalla miscredente frontale, sobborgo di Apiro City, e ci siamo addentrati nel parco. National Park of Sandwich, San Near Mount, cioè nel parco nazionale del San Vicino. Questa è tutta la veduta. Sentite il mio cuore, il mio fiatone, quindi potete già capire le mie condizioni psicofisiche e mentali. E ci vediamo forse in seguito. Allora, eccoci, siamo al terzo chilometro in prossimità del San Vicino. Il paesaggio di poco stupendo, non mi chiedete dove siamo, cosa c'è intorno. Laggiù si intravede il lago di Cingoli, muscosi, il lago, il paese, non so cosa sia, ma qualunque cosa, segno che siamo ancora in mezzo alla civiltà. Ci siamo persi, sembra quasi che siamo ai confini del paradiso che ai confini del San Vicino. Quello che ci aspetta, tanto per gradire ancora quella piccola salita, a dopo forse, addio. Allora, stiamo intorno al terzo chilometro. Il paesaggio è stupendo, credo che ne sia valsa la pena, come potete ammirare. Posto, orca, ma di laggiù si vede pure il lago di Moscosi, uno dei rami, quel ramo del lago di Cingoli che volge a ponente e mi fa venire in mente tanta pazzia. Ecco, via, andiamo. Ragazzi, non ci credete, ma sto facendo della discesa, strano ma vero. Da queste parti esistono anche le discese. A dopo, forse, addio. Allora, buongiorno a tutti, siamo al chilometro sesto, al sesto chilometro del trail di prova, percorso del Monte San Vicino Trail. Che dire, a me sembra stare al confine tra l'Uzbekistan e l'Azerbaigian. I posti più o meno sarebbe un bel posto, la location è buona per fare tipo un Mission Impossible o More Than Impossible. Guardate i posti, non so se si vede adesso, però fa vedere, c'è pure un po' di neve, ecco quelle chiazze bianche là, c'è anche la neve. Dai, però tutto sommato non so a che altezza siamo, tutto sommato non vorrei neanche saperlo, però dai, cerchiamo di andare avanti, facciamoci coraggio e andiamo avanti. Ecco, qui c'è la neve, come vedete, quindi abbiamo un po' di tutto. A dopo, forse, addio. Eccoci, siamo al chilometro 7. Mi sono fermato per farvi condividere con voi questo paesaggio della stupenda Marca, che non smette mai di meravigliarci, di stupirci. È bellissimo. Cioè, non so dove cazzo stiamo veramente. Le coordinate spazio-temporali ormai il GPS proprio non ne vuole sapere, io mi dissocio completamente, dice certe cose, però il paesaggio è stupendo, bellissimo proprio. Certo, la cosa preoccupante è che non si sentono esseri viventi né animali né umani, e ciò lascia a pensare, però dai, al di là di questo sono i misteri della selvaggia Marca, ragazzi. A dopo, ciao. È un paesaggio stupendo, proprio meraviglioso. Non ci sono però. Allora, siamo arrivati in Coppa,
vicino, sempre molto trafficato, quando sì, ci mettiamoci una croce sopra. Ecco, adesso bisogna che passi.